Siamo in compagnia del presidente onorario del Motoclub Valle Argentina per parlare delle origini di questa manifestazione. Sì. Questa manifestazione risale agli anni 50-60 e l'aveva ideata padre Generoso, che era un ex capellano militare appassionato di moto, però l'inizio avvenne dalla cappella di San Cristoforo sul Coletto, non so se siete pratici di Taggia, però partecipavano sia le vetture che le moto, che allora erano limitate come numeri. Poi noi l'abbiamo rispolverata circa un 13-14 anni fa e piano piano è diventata più come un moto raduno, per cui stiamo facendo dei numeri in progressione. Ogni anno i motociclisti che aderiscono sono sempre più numerosi. Con l'importanza di questa giornata? Beh, io è la prima volta, no, che vivo questo momento e quindi sono stato chiamato per questa benedizione. Beh, l'importanza sicuramente è quella che l'incontro è sempre positivo, l'incontro tra le persone, soprattutto quando si ha questo incontro con la stessa motivazione, no? Quindi i motociclisti che si ritrovano tutti per un giorno di festa, per dialogare tra loro, per scambiarsi le idee anche sulle moto, no? Che dovrebbe essere una cosa meravigliosa. Poi il camminare insieme, il viaggiare insieme. Ecco, certamente bisogna anche chiedere loro che è importante la prudenza, il rispetto di se stessi, il rispetto degli altri, anche il rispetto delle cose che Dio ci ha dato attraverso la nostra intelligenza, come le moto, ecco, e usarle bene, secondo la logica della speranza e della vita. Presidente, un appuntamento che nella sua versione moderna si rinnova per la 13ª volta. Esatto, 13ª edizione, di nuovo tanti come sempre, il cielo ci ha graziato perché pensavamo una giornata un po' piovosa, invece c'è un bel sole, purtroppo non riusciamo a fare il pranzo a Verdeggia perché comunque a 50 metri dal paese c'è la neve, fa piuttosto freddo e c'è vento, malgrado anche su ci sia il sole. Abbiamo scelto di fare così quest'anno per avere un pochino di sicurezza per i partecipanti ed evitare i raffreddori che in questo periodo sono sempre alla carica. Ecco, i prossimi appuntamenti del Motoclub Valle Argentina. Prossimo appuntamento, poi cominceremo con le varie gite sociali che facciamo durante l'anno e poi a ottobre, il 21 ottobre, il 23esimo Motogiro della Strega. Ecco, l'appuntamento clou, quali sono già le novità in cantiere? Siamo ancora allo studio per vedere se riusciamo a tirare fuori un nuovo percorso e è tutto da definire. In ogni caso si spera di ripetere il successo delle scorse edizioni. Sì, sono parecchi anni che siamo sopra i 1500 partecipanti, l'anno scorso siamo stati intorno ai 1600, per cui è sempre un appuntamento che viene rispettato da tutti i motociclisti della zona e anche di fuori. Speriamo di replicare, grazie a tutti quelli che sono intervenuti oggi e arrivederci in giro. La moto ma anche la cultura, perché abbiamo visto allestito uno stand qui vicino con un'iniziativa editoriale importante. Sì, il Motoclub si è cimentato anche nell'edizione di questo libro su Guido Mandracci, che si titola Guido Mandracci dalle Gincana a Daytona, che è stato scritto da Adriano D'Andrea, che è uno dei nostri soci nonché esaminatore delle moto d'epoca della Federazione Motociclistica, insieme a Vincenzo Novella, che per anni è stato il compagno di scorribande di Guido Mandracci e quindi abbiamo pensato di fare questa novità editoriale. Abbiamo avuto occasione di partecipare a questa bellissima messa, per me è stata la prima volta, una bellissima emozione, è una cosa veramente unica. Io consiglio a tutti quelli che vivamente, a quelli che non hanno ancora avuto occasione di partecipare, di venire una volta all'anno proprio in occasione di questa bellissima benedizione, cioè è proprio favoloso, è un unico stare insieme e godersi la giornata, è una messa molto particolare, oltre che spirituale è proprio molto gioiosa. Grazie. La comunità motoristica imperiese è molto viva. Sì, molto viva, soprattutto ci teniamo in particolar modo ad avere questi incontri perché è un modo come un altro per fare aggregazione, per stare insieme cercando di divertirsi sempre all'insegna della sicurezza e insomma comunque speriamo di incontrarci sempre tanti e numerosi. Il significato di una giornata come questa?
Significato cosa vuoi dire? Significato è bellissimo, cioè è un'aggregazione che insomma una volta all'anno almeno che ci sia, ecco, per il moto, almeno per io che sono un motociclista da 40 anni è un piacere veramente, per me è una cosa che proprio sento dal cuore. L'importanza di questa manifestazione anche dal punto di vista della sicurezza. Ma la sicurezza innanzitutto, siamo tutti motociclisti, mototuristi, ci piace la compagnia, ci piace mangiare bene, bisogna rispettare le regole purtroppo ed è giusto che sia così, non lo metto in dubbio. Come Presidente del Motocoro della Polizia di Stato, più che dire di andare piano non posso, non ci sono benedizioni o assicurazioni che possano salvarci, ecco, tutto lì, solo gran prudenza, nient'altro. Sì, è una manifestazione molto bella, molto sentita. Io colgo l'occasione per salutare tutti e fare i complimenti agli organizzatori e al motoclub che è molto impegnato in questi lavori. Sono contento, abbiamo beccato una bellissima giornata e la partecipazione è stata importante. Ho visto che sono divertiti, la festa sta continuando, ora sono giù a farsi un aperitivo. E niente, bene, continuiamo così, andiamo avanti e grazie ancora per questo lavoro.